maggio la festa del lavoro, la festa dei lavoratori. Per noi è una grande occasione, come ogni anno, per non solo tenere questa data come un punto di riferimento e un'occasione di riflessione generale, ma soprattutto per noi, parlo per il sistema paese, per gli amministratori in particolare del sud, del mezzogiorno, dove il tema lavoro è la vera grande questione nazionale ed europea. E basta leggere gli ultimi dati che sono stati pubblicati dall'Istat: oltre il 40% di disoccupazione giovanile, quella femminile, il doppio complessivamente della occupazione in termini negativi, disoccupazione e tasso occupazione al nord rispetto alle differenze nel paese tra sud e nord. Quindi è evidente che il tema lavoro è un tema soprattutto al sud. Si può dare lavoro solo con il rigore, col controllo della spesa, con tutte le cose che ci chiede l'Europa, che ci chiede la Germania, che ci chiede la stabilità dei conti? Non è possibile. Se non c'è il pezzo della crescita, se non c'è il pezzo che riguarda la spesa, se non ci sono le risorse necessarie, noi non possiamo produrre lavoro, evidente, buon lavoro, lavoro produttivo. Ecco, è lì proprio la grande differenza che dobbiamo fare rispetto alle strategie future e alla grande scommessa per il futuro. Capire che il tema del lavoro non può essere affrontato alla vecchia maniera, quindi solamente con l'assistenzialismo, creare posti di lavoro che poi non producono ricchezza e alla fine, come abbiamo visto, non producono neanche lavoro, perché quel lavoro finisce e non c'è un nuovo lavoro. La grande sfida del Sud, che ha competitività, che ha straordinarie potenzialità, se guardiamo ai beni culturali, al turismo, ad alcune grandi attività produttive, come per esempio i nostri grandi porti del Mediterraneo. Quindi abbiamo occasioni per creare buon lavoro. Ecco, il primo maggio deve far riflettere non solo di quello che è stato il paese, ma guardiamo i tanti errori, ma quello che noi vogliamo nel futuro. E quindi il primo maggio sia per tutti un momento di discussione seria su come dobbiamo creare buon lavoro. La condizione però è finalmente aprire la stagione della crescita economica.